Il problema riguarda tutta l'Italia, in particolare poi in Sicilia abbiamo la necessità di rilanciare con forza una transizione ecologica e digitale, perché abbiamo un'emergenza climatica particolarmente rilevante nella regione. E quindi a maggior ragione usiamo tutti gli strumenti della digitalizzazione, per esempio per prevedere le condizioni climatiche che cambiano, per riuscire a costruire tutte le infrastrutture necessarie per prevenire le problematiche. E poi abbiamo questa grande capacità delle università dell'isola e dei giovani di poter creare davvero innovazione, e quindi dobbiamo sostenere anche economicamente le start-up innovative.